me e carissimi tutti nell'abbraccio di Cristo Gesù, nostro Signore. Il Salmo che abbiamo cantato esprimeva la gratitudine che oggi è nei cuori di questa bella comunità. Gratitudine che consola e commuove anche l'Arcivescovo, vedendovi così numerosi, anche se qualcuno deve fare il sacrificio di stare in piedi, e la liturgia di oggi sarà un po' più lunga di quelle normali. Mi fa poi molto, molto piacere vedere, avere visto tutte le generazioni riunite insieme, a partire dai piccolini e su, ai ragazzi dell'iniziazione, ai preadolescenti, agli adolescenti, ai giovani, a tante realtà, a tanti uomini e donne dell'età di mezzo e alle persone che sono più avanti negli anni, e sono certo che molti che non hanno potuto essere presenti di persona o per l'età o per la malattia sono in questo momento uniti con il loro cuore e con la loro mente a noi tutti. Uniti perché? Per celebrare un giorno storico. Certo, questo giorno è storico per i lavori molto belli ed accurati, si vede il pavimento, si vede tutto il presbiterio rifatto con l'altare, l'ambone, la sede, ma la vera ragione per cui siamo lieti non è neppure la bellezza artistica che noi vediamo iscritta in queste pietre, ma è il fatto che oggi è un giorno storico, perché dedichiamo l'altare che è Cristo Gesù stesso. Gesù è sacerdote, è vittima, è altare nello stesso tempo. Sacerdote che offre il sacrificio, sacerdote che offre se stesso in sacrificio e quindi diventa vittima, e lo fa inchiodato al palo ignominioso della croce che è ficcato sul Golgota dentro il cosmo intero. Quello è l'altare di Cristo. Allora noi dobbiamo, da questa liturgia storica che non si ripeterà per chissà quanti anni, decenni, forse secoli, dobbiamo come avvertire un soprassalto. Qualcosa deve capitare in noi, come ci ha detto San Paolo nell'Epistola. Qualche cosa che ci spinge a vivere di più per il Signore, non soltanto nell'importantissimo momento della celebrazione eucaristica domenicale, ma portando nella nostra vita di tutti i giorni il modo di vedere le cose che Gesù ci documenta nel Santo Evangelo, il modo di sentire, di condividere con passione la fragilità e il bisogno degli altri. Questo è il senso storico che questi ragazzi potranno dire fra un po' di anni ai loro figli: io c'ero, io ero presente quel giorno in cui la nostra comunità cristiana, che è esplosa in questi ultimi anni da un piccolo paese a una vera e propria cittadina, la nostra comunità cristiana ha trovato nel giorno della dedicazione dell'altare una energia di vita nella fede, una comunione tra tutti i fratelli, una decisione umile e semplice nel comunicare a tutti i fratelli battezzati che hanno un po' perduto la via di casa, la bellezza, come dice ancora San Paolo, di un ritorno a Gesù. Quindi, anzitutto,
la mia gratitudine che va a Don Luigi, a Don Fulvio, a Don Fidelmo, a tutti gli altri sacerdoti, a quanti operano così bene tra di voi, che vedo i nostri ragazzi anche più piccoli, molto attenti, e questo è segno di un'educazione permanente. Ringrazio le religiose per questo, le catechiste, tutti coloro che si occupano dell'oratorio, dei bisogni del paese, con le tante forme che mi sono state comunicate da Don Luigi nella sua relazione. Affidiamo poi ai santi protettori, anzitutto il nostro grande Sant'Ambrogio, ma anche a Antonino e Clemente, a Madre Teresa, al Beato Biraghi, che fu battezzato qui. Le reliquie di tutti questi o sono o porremo oggi nell'altare. Affidiamo la vita di ciascuno di noi, con i propri bisogni, le proprie fatiche, soprattutto di coloro che sono nella prova di carattere morale, di carattere fisico, legati a una malattia pesante, o che hanno perso i loro cari di recente, o che hanno perso il lavoro, o che non trovano il lavoro, e spalanchiamo il nostro cuore anche ad accogliere gli ospiti stranieri che vengono tra noi. Certo, abbiamo bisogno di una politica equilibrata per affrontare questo problema che ormai è diventato strutturale, che non è più una emergenza, che durerà un po' di decenni, ma da cui nascerà il nuovo cittadino europeo. E noi sappiamo, stante la stanchezza dell'Europa, quanto sia il bisogno del rinnovamento. Noi sappiamo che solo in Italia negli ultimi 4 anni abbiamo perso il 15% delle nascite. Il gelo demografico tra di noi è ormai irrecuperabile. Talmente abbiamo mancato un'apertura alla vita e talmente le autorità istituite hanno mancato politiche per la famiglia. Voglio solo prendere dalla liturgia della parola di oggi uno spunto. Il resto, se potrete, se avrete tempo, lo mediterete voi, magari nei giorni a venire. Basta leggere con semplicità sui foglietti che sono distribuiti, basta rileggere i brani che oggi abbiamo sentito proclamare, perché non dobbiamo mai dimenticare una cosa molto bella e molto importante che il Concilio ha detto. Il Concilio ha detto che quando la domenica, come sta avvenendo oggi, leggiamo in chiesa la parola di Dio, è Gesù stesso che ci parla, che ti parla, che mi parla. Non è un libro, è Gesù vivente, verità vivente e personale. Ora, chi di noi non si commuove di fronte al Vangelo di oggi? Chi di noi non si immedesima un pochino nella donna peccatrice? Tutti noi siamo pieni di fragilità, come ci ha detto il profeta Baruch. Tutti noi abbiamo bisogno di invocare il suo amore pieno di misericordia per ritrovare la via retta, la via giusta, per camminare nell'esistenza di tutti i giorni secondo lo stile di vita di Gesù. Noi siamo figli di un Dio che si è giocato con la storia, che si è incarnato per essere via, verità e vita. Guai se noi escludiamo Gesù dal quotidiano, dagli affetti, dal lavoro, dal riposo, dal dolore, dalla malattia, dalle gioie, dalla necessità di costruire la giustizia, dallo sguardo che diamo all'aldilà, dal senso del morire in Cristo per risorgere. Se noi riduciamo il nostro rapporto con Gesù solo al principale
importantissimo momento come questo, quello eucaristico, ma fuori ci dimentichiamo di questo, non abbiamo ancora trovato il senso della vita pieno, non abbiamo raggiunto il cuore del cristianesimo. Allora nel brano di Giovanni di oggi vediamo il tentativo degli scribi e dei farisei di cogliere in fallo Gesù. La loro missione, il loro trascinare la donna peccatrice davanti a Gesù è in realtà un modo per mettere alla prova Gesù e farlo cadere e così dimostrare a tutto il popolo che non poteva essere il Messia. Perché lui aveva due possibilità: se rispondeva che la donna andava punita secondo la legge, non salvava tutta la verità del rapporto nuovo in Dio che egli era venuto a portare. Se invece avesse affermato a parole dirette che la donna aveva bisogno di misericordia, di un amore che la salvasse e che le consentisse va ed ora in poi non peccare più, avrebbero detto che era contro la legge. Allora Gesù si trova in questa opposizione e abbiamo visto come esce da questa situazione. Non fa parola, si china a terra, traccia dei segni e poi quando vede che i suoi interlocutori non sono ancora convinti di sfida, va bene, cominciate voi a prendere pietre da terra e a colpirla, ma ricordatevi bene, a scagliare la prima pietra sia colui che crede di non avere peccato. A questo punto se ne vanno tutti e, come dice Sant'Agostino con una bellissima immagine che è stata ripresa recentemente in una lettera pastorale di Papa Francesco, molto corta ma molto profonda, Agostino dice: misericordia et misera. Alla fine se ne andarono tutti e restò solo Gesù, misericordia, e la povera, la misera. Come non identificarci, lo dico per me carissimi, come non identificarci con quel misera? Anche noi siamo così. Avremo peccati di natura diversa, ma anche noi siamo sepolti spesso da una tristezza che viene dal nostro essere nella colpa. Ecco che allora la conseguenza di questa bella liturgia e soprattutto l'aiuto che ci dà la dedicazione del nuovo altare è quello del profeta Baruch. È il domandare il perdono al Signore. Siamo stati empi, abbiamo peccato, siamo stati ingiusti, Signore nostro Dio, verso tutti i tuoi comandamenti, ma tu ascolta la nostra preghiera, la nostra supplica, liberaci per il tuo amore. Adesso, leggendo la lunga preghiera di benedizione dell'altare, questi temi ritorneranno e la voce guida spiegherà tutti i gesti che l'arcivescovo andrà compiendo per dedicare l'altare. Allora io, carissimi, vi invito a questo: mettiamo il nostro cuore, mettiamo noi stessi, riconoscendo che abbiamo bisogno di questo abbraccio di amore che perdona, e la nostra vita sarà più bella, più piena, più lieta. Ci raccomandiamo alla Vergine Maria e a tutti i nostri santi perché la memoria di questa giornata si fissi bene nella nostra mente e nel nostro cuore e noi impariamo a trasformare l'amore di Gesù in azione, in modo da affrontare tutta la realtà della vita secondo questo amore che oggi ci viene dato con amplissima misura. Amen.